italiani vorrebbero di più i mezzi pubblici e dichiarano di apprezzare l'elettrico. Nonostante i buoni propositi, però, per motivi di lavoro e di studio, i pendolari utilizzano soprattutto i mezzi di trasporto privati, automobile in testa, colpa del ritardo del trasporto su rotaia e della carenza di strutture dedicate all'intermodalità, come i parcheggi di scambio. Eppure, secondo l'indagine realizzata da Censis e la rete urbana delle rappresentanze, il numero dei pendolari è in aumento, 1 milione in più in 5 anni. La maggiore offerta di trasporto pubblico locale si registra a Milano, Cagliari, Venezia e Torino, mentre il maggior numero di passeggeri viaggiano a Venezia, Roma e Milano. Il primato assoluto della mobilità sostenibile spetta però a Torino, secondo il rapporto di Euromobility, grazie ad un buon servizio di trasporto pubblico, ad una flotta di biciclette condivise e a un servizio di car sharing tra i più efficienti e apprezzati dalla penisola, ad una quota superiore della media di auto a basso impatto ambientale e ad un basso tasso di incidentalità e mortalità sulle strade cittadine.